Matteo, adesso facciamo un piccolo gioco. Matteo, adesso facciamo un piccolo gioco. Spingete il tasto verde del vostro telecomando e andiamo con l'interactive. Adesso sono in mezzo ai tavoli, sono in mezzo ai tavoli. Passo vicino a Livio, il nostro cameraman. Vediamo che succede questo brutto coso. Guardate, per dire la ci sono qui dei ragazzi che prima ci hanno un po' preso in giro. Vediamo un po' cosa dicono. Come siamo? Matteo, com'è? Bravo, è bravo. Un ottimo conduttore. Grande proprietà di linguaggio. Okay. Guarda che dopo sconti. Okay. Bene, te che dici? La cena ti è piaciuta? La cena tutto bene. Potrebbe migliorare, diciamo, un po'. Alla fine niente. Bene, ti vuole bene sto ragazzo, lo conosci, l'hai pagato, bravo, vergognoso. Mai visto, in vita mia. Sì, però tra me e Matteo, devi essere onesto, tra me e Matteo. Io scelgo il cameraman, perché è molto professionale, però nonostante tutto, voi due siete molto bravi. Grazie, gentilissimo. Passiamo da questa parte, come va, tutto a posto? Sì, tutto bene. Bene. Che vuoi dire a Matteo? Che non sponderà mai, no, a parte scherzi. Grazie. Ha un ottimo potenziale, è un ottimo conduttore. L'unico difetto è che è della Lazio. Bene. Parliamo anche con lei? No, si rifiuta? Come va, tutto a posto? Tutto a posto. Come sono i ragazzi qui? Insomma, così accettabile. Si comportano male i ragazzi? Matteo, ci fai sempre brutte figure. Andiamo da questa parte. Non meriti risposta. Come va la serata? Bene, da fan. Si è divertita? Sto bene. Bene. Noi io volevo parlare un attimo con lo staff del ristorante, perché togliete l'alcol a questo ragazzo quando lo portate a tavolo, perché ecco i risultati. Si cambia, gira per i tavoli come un vagabondo. Ho bevuto un goccettino di vino buonissimo, tra l'altro. Ecco. E io sono veramente... Lo sapevo io quanto sei professionale. Grazie. Sei proprio professionale. Grazie. Adesso ricordi la cartellina, no, inizio. Eri giù e dovevi fare una cosa che non hai fatto. Che cosa? Dovevi chiedere se qualcuno voleva cantare. Ah, c'è qualcuno che vuole cantare, perché siamo qui e c'è il microfono, è tutto per voi. Qualcuno vuole esibirsi? Noi abbiamo ancora una persona che ci ha chiesto di cantare. C'è qualcun altro che dopo si vuole mettere in lista per cantare? Ah, sono ancora timidi, dai. Sono ancora timidi. No, c'è una persona che ha alzato la mano, chi è? Ah, Lorenzo, lui. Lo conosco, perché lo chiamo per nome perché lo conosco. Ah, ha detto che vuole cantare. Vabbè, allora dopo ci sarà spazio per lui. Adesso chi chiamiamo? Adesso canterà Tony, che ci canterà Emozioni di Battisti. Bene. Siamo persi il microfono, eccolo. Ok, benvenuto Tony. Ciao a tutti, grazie. Sei pronto? Prontissimo. Ok, allora facci spazio sognare. A te. Con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore. Guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire e stringere le mani per pensare qualcosa che è dentro me ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi.
tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Uscir dalla brughiera di mattina dove non si vede un passo, per ritrovar se stesso. Parlar del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. E prendere a pugni un uomo solo perché è stato un po' scortese, sapendo che quel che brucia non sono le offese. E chiudere gli occhi per pensare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Grazie. Bravo Tony. Grazie. Complimenti.